Ragazzi, per i vostri gatti, consiglio Sheba. Guardate che carino. No. Siamo una bella coppia. Una coppia di fatto. Che bello, ci sono le gnocche di bambù con i ravioli in testa. Abbiamo conosciuto Momo. Oh. Bene ragazzi, buongiorno. Si fa colazione con questi panini del Dotoro e poi me ne vado in palestra e mi bevo anche questo ice coffee. Tra l'altro oggi mi devo incontrare con Matcha Latte e questa sera vado a cena con Sada Katz, quindi due gnocchi di bambù in un giorno solo. Non vedo l'ora di portarvi con me. Vabbè, e adesso si va in palestra. Che caldo che fa, non ne avete idea. Però alla palestra mica rinuncio. A dopo, ciao. Come va? Bene, bene, tutto bene, tutto bene. Ecco qua con la nostra Serena Matcha Latte che sta facendo un Giappo tour. Non lo so come. All'inferno, perché c'è un caldo che si muore. Finalmente con Serena si mangia. Sì. Lei si è presa questa soba fredda con un po' di tutto. Ci sono sui cetrioli, amago, un sacco di sì, cose. Sì, uovo e poi Zichemono. C'è una cosa rossa e un alghe e cose. Io invece mi sono preso questa bella tempura e poi questa soba verde perché è intinta nel tè, si chiama Cha Soba. Quindi itadakimasu, direi che l'assaggiamo. Siete pronti? Che bello aspetto però. Sì, infatti è un sacco bello anche il pianto. Sì, vabbè, assaggiamola. Non male. Assaggio anche questo pezzettone di tempura. Vabbè, ci vediamo dopo pranzo. Ciao ciao. Comunque ragazzi, anche la nostra Serena sta facendo il video, quindi se volete vedervi il suo video Inception andate, no, io sono il video Inception, andate sul suo canale a vedere anche la sua versione del video. Guardate qua la nostra gnocca di bambù made in Italy, però questa volta. Vabbè, abbiamo mangiato non poco. Gozo samade. È stato buonissimo. Comunque sì, questo è veramente un ristorante che vi consiglio. Poi anche dentro è carino che è un po' antico, però mi sembra che stanno per chiudere. 100! Bravo! Tra l'altro con sto caldo sono 100 gradi in Giappone, quindi vinta la challenge! Sì. E poi così proprio usciti di casa, cazzo l'abbiamo fatta. Allora sono un po' stanchino perché ieri ho visto il video di lui. Allora ho detto faccio la challenge anch'io, vediamo se ne riesco a fare 58 riflessioni. Ne ho fatte 100. Però con sto caldo, quanti gradi sono? 36 no, gradi, cioè non è che in una situazione, in una condizione normale ne avrei fatti di più. E soprattutto per strada. Comunque stiamo per andare in un Neko Caffè con la nostra bellissima Matcha Latte, che abbiamo fatto tipo ore e ore di video. E andiamo a miagolare in un Neko Caffè, Neko Tuasuberui. Oh, fino a che ora è aperto? Non c'è scritto, andiamo, guardate quanti bei micini. Io vi ricordo che sono allergico ai gatti, signori e signore. Oh mamma mia, queste scale sono... Sicura che ci vogliamo andare? È al terzo piano. Ma io non lo so, vogliamo veramente andarci. Eccolo qua. Può essere simpatico. Certo che te sembra che stai scalando una montagna, eh. Oh mio Dio. Si va a entrare? Guarda, ti porta dentro. Andiamo dentro? Va bene ragazzi, stiamo per entrare a miagolare. Per non farle scappare devi suonare. Ah, ok. Ci sta guardando da dentro. Guardate quanti bei micini. È la prima volta che entro in un Neko Caffè. Davvero? Eh sì, praticamente siccome non ho i calzini perché ero in Crocs mi devo prendere un paio di calzini. Gli ho chiesto quale dei calzini mi starebbe meglio. Ce ne sono 15 gatti diversi. Ciao. Guardate che bello questo micino. Io sono allergico ai gatti ma mi piacciono troppo. E qua ci sono tutti i giochi. Entrare qua costa pochissimo, vero? Sono 1000 yen, 7 euro e potete giocare con tutti i gatti, ce ne sono ben 15. Che figata! E tra l'altro i drink sono gratis, quindi voi prendete, pagate la prima ora e avete un drink e potete scegliere tu quale vuoi. Questo? Caldo o freddo? Freddo. Mi manca troppo il mio gatto, che purtroppo non c'è più, Maramamura. Questo sembra il mio gatto, che ha 20 anni, che c'è anche lei, vedete, una M sulla testa. Per questo l'ho chiamata Maramaura. Peccato che Mara in giapponese vuol dire figa. Ah, ciao. Oddio.
Che bello, questo è un gatto bellissimo. Guardate che meraviglia sto gatto. Madonna, che bello. Questo è il mio tipo di gatti preferiti. Sì. Questi tigrati. Anche quelli neri mi piacciono. Guardate che bello anche questo. Sta russando. Russare in giapponese si dice ibiki. Così lo sapete. Ibiki. Guardate che carino sto micetto che fa gli ibiki. I miei gatti preferiti in giapponese si chiamano Kijitora. Guardate quanto è carino questo. Se l'ha mangiato. No. Sta guidando lui. È tipo fare pesca ma senza fare male ai pesci. Guardate che posizione assurda questo micetto. Ma sarà comodo. Comunque volevamo aggiornarvi perché io e Serena in realtà dovevamo lasciarci prima di cena. Ma la cena con Sadakatsu era domani, non oggi, ho sbagliato io. Quindi abbiamo cena con Serena oggi. Sì, anche rima. Sì, cena con Serena. Ah, è vero. Sono un po' lento. Allora ragazzi, sapete che ho l'allergia ai gatti e qui ce ne sono 15, quindi mi sono messo la maschera. Però vi faccio vedere un occhio. Guarda che io sono Sheba, come il cibo. Sheba, no? Sì. Ragazzi, per i vostri gatti consiglio Sheba. Amaimbo vuol dire che vuole gli piacciono ricevere tante coccole. Oh, come? Voi siete della Amaimbo? Scrivetemelo. Sì. Tu sei una Amaimbo? Sì. Guardate che carino. No. Siamo una bella coppia, una coppia di fatto. Tra l'altro questo gatto bianco qui, sapete come si chiama? Tan, tan, tan. Si chiama Seba, Sebatan. Seba. Per i gatti invece di usare il chan dovete usare il tan. Guardate che bello il gatto Seba. Prendi in braccio quel gattino, secondo me lo riesci a prendere. Serena, sei felice? Wow, guardate che bella Serena con i gatti. C'ha gli occhi come mio cugino, tra l'altro. Questo è un gatto veramente strano, guardate. Bene, adesso gli possiamo anche dare da mangiare a questi micini. Dai micini che vi preparo un bel pranzetto adesso. Diamo da mangiare i croccantini di Sheba, che dopo questo mi sponsorizzerà il video. It's ready! No, non te lo mangiare tutto, bastarduno! Imparate a condividere, ragazzi. Un po' di comunismo nella vita. Ma no, quanto ha fame questo micino piccolino. Sai che do questi al mio gatto. Questo qua che sembra la mia amara Maura, te ne do uno anche a te, che sennò poverino ti resti male. L'ultimo te lo do a te. Comunque sai cosa sarà una delle mie prossime tappe nei prossimi video? Voglio andare nel caffè dei ricci e nel caffè dei serpenti. Macina! Bene dai, hai fame? Ti è venuta fame? Vuoi andare a vedere la Matsuri? Quindi ci spostiamo dai. Beh, però è stata un'esperienza carina. È la mia prima volta in un eco caffè. E devo dire che comunque non sono morto, ma io li adoro troppo i gatti. Ma tra l'altro nessuno che mi ha attaccato, eh. Ma sono docili comunque, li vedo proprio tranquilli. Sono abituati alle persone. Perché i gatti di Sadakatsu ogni volta mi attaccano. Questo posto si chiama Miagolare, quindi avete già capito che conoscono bene l'Italia e sono dei grandi amanti. Faccio vedere un po' il resto della stanza. Oh, ma c'è un gattino anche qui. Oh! Oh mio Dio, guardate che bel cuscino a forma di brioche. E qua sotto c'è la città. E adesso andiamo alla Matsuri che c'è qui dietro. Non vedo l'ora di andare a questa festa del paese. Questo micino non l'avevo visto. Guardate quanto è bello. Guardate che meraviglia questo gatto. Questo forse è il più bello. Ciao. Mamma mia, questi gatti sono troppo belli. Non me ne voglio più andare, ragazzi. Bene, ragazzi, dopo il Neko Caffè io sono ancora qui. Non so che cos'ho nel naso. Comunque siamo sempre con Serena. E adesso ci spostiamo a vedere una Matsuri. Guardate che meraviglia. Quale ti piace, Serena? Io direi che è più bello se la mangi te, eh? Io? Okay. Sì. Thank you. Thank you. Serena assaggia. Com'è? Che belle immagini che stai dando all'Italia. Bello, l'assaggio anch'io. Sai che mi ricordi un po' mia cugina? Forse te l'ho già detto, vero? Vabbè, l'assaggio anch'io, ragazzi. Buono, vero? Beh, ragazzi, è un booster normalissimo, eh? Non volevo dirvelo, un booster col ketchup. Come direbbe Marco Togni, un booster più buono che ho mangiato oggi. Ah, dice così? Però è divertente, dai, quest'aria di Matsuri. Poi gli illumini che arriva
ballo, ti ballo, che sono gli ultimi boost, me lo compri. Che di sicuramente lo... No, però può essere che sono gli ultimi perché sono gli ultimi momenti. Buono però. Salute. Ecco il Neko Caffè, mannaggia. Questa è la Awa Odori, mi hanno detto. Vedete come tutti partecipano a questa danza. Che figata. Quante gnocche di bambù. Guardate quanta gente che c'è. Ragazzi, vi sto facendo un video bellissimo oggi con Serena, non dovete perdervelo. Non so quando uscirà perché ne ho 64 pronti, ma quando uscirà meriterà, vi assicuro. Che bello, ci sono le gnocche di bambù con i ravioli in testa. C'hanno anche il loro Instagram, questo corpo di ballo. Andatela a seguire, che sono state troppo carine, per favore. Iscrivetevi, aiutami te. Iscrivetevi, bravi. Andate sul loro Instagram. Ma il paradiso delle gnocche di bambù. 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 Gnocche di bambù. Gnocche di bambù. Sì. Itali. Ah, Itali. Gnocche di bambù. Io sono Momo. Ah, piacere, Sebastiano. Momo? Oh mio Dio, Momo, sai chi in Creepypasta la conosce la storia di Momo, quel mostro di... Piacere, io sono Momo. Piacere, Momo, io sono Seba. La nostra Serena oggi le ha mangiate tutte. Serena le banane cioccolatose. Com'è? Io non le ho mai mangiate, vero? Che l'altra volta che sono andato alla Matsuri, sono andato a quella di Kudansta, non potevo mangiarla perché c'era troppa fila. Troppo buona. Prendo un po'. Mamma mia. Buona. Buonissima. Questa qua tra l'altro è il negozio del lottatore di sumo, che sarebbe lui. Oh, ciao. Lui. Hey, you? Yes. You? Yes. Ah, ce l'hanno fatta, yes. Ikemen. È una foto di 4 anni fa. Mi fa ridere che anche se gli parlo in perfetto giapponese, lui continua a parlarmi in inglese. Quale danni? Candy. Small candy. Ci sono anche le candy dei lottatori di sumo, ragazzi. Assaggiamo la cucina in pentola dei lottatori di sumo, ragazzi. Dopo la banana al cioccolato, mi sembra l'ideale. Non è male. No. Non è neanche caldo. Com'è, Serena? Serena che mangia a 90. È vero, anch'io. Di situazioni pornografiche. Comunque noi continuiamo questa Matsuri e poi direi che andiamo a cena, no? Quindi a dopo. Com'è che saluti te sul canale? Una volta era Gianni e adesso è Mazzalatte. Vabbè ragazzi, siccome Serena, si sa, non vive più in Giappone ormai, l'ho portata in un ristorante tipico giapponese. Buonissimo, siamo andati a Saizeria, che è tipo il McDonald's, è un po' tipo il McDonald's del cibo italiano in Giappone. Quindi abbiamo preso questa insalata per 2 euro con il pecorino, le noci e un sacco di altre cose. Comunque lo vedete meglio sul suo canale. E poi ci siamo preso questa mozzarella con 4 pomodori. Questo è costato un po', questo è 2 euro. Ammazza. E beh, però mozzarella non si trova facilmente in Giappone, mica cresce sugli alberi come da noi. Vabbè, direi di fare un bel kanpai. Kanpai. Comunque scherzi a parte, il motivo per cui siamo qui è perché abbiamo girato video tutto il giorno, ma proprio ore e ore di video, siamo stati bravissimi, siamo divertiti un sacco comunque. E allora era tutto chiuso perché siamo andati a cena, adesso che ore sono? Le 11? Sì! Le 11 di sera, quindi vi rendete ben conto. Vabbè, noi ci gustiamo questa cenetta romantica in questo posto. Guardate, c'è anche la Venere di Botticelli laggiù. Secondo me è una replica però. No, non è vero. L'originale? Sì, vabbè. Vabbè, comunque grazie mille per essere stati con noi oggi. Metti anche te la mano. Grazie mille per essere... No, devi fare anche... Grazie mille per essere stati con noi oggi. Ma devi muoverla a tempo. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Noi ci vediamo al prossimo video tra 2 giorni, 48 ore anzi, mettete già la sveglia. E un grosso abbraccio da Seba e Serena e vi vogliamo bene. E ciao. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va seguitelo anche su Instagram, posto un sacco di cose interessanti.